Lia. Hallo Yuki. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Auch hier wieder 5 Minuten, der Timer läuft. Du gibst uns ein Signal und wir freuen uns sehr auf deine spannende Präsentation. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Yuki D'Emilia, assessore del comune di Belluno e possiamo passare alla slide successiva. Gregor, bitte klicken. Ok, Belluno è appunto nel cuore delle Alpi, nel nord-est dell'Italia, proprio nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Quindi ecco qui, questo è dove siamo. Andiamo avanti. Quello che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto, a cui abbiamo partecipato volentieri come amministrazione, anche per la grande collaborazione che già c'è con Cipra e con l'Associazione Città Alpine dell'anno, è quello di sviluppare un'ulteriore collaborazione con il comune di Limana, che è un comune vicino a quello di Belluno. Belluno ha 35.000 abitanti e Limana ne ha 3.000, quindi sono due comuni molto, molto diversi. Abbiamo sviluppato questa collaborazione anche con la cooperativa Api Dolomiti. Quello che è stato fatto è l'installazione di due armi didattiche, una a Belluno appunto e una a Limana. Abbiamo poi organizzato delle conferenze nell'ambito della rassegna che ogni anno si tiene a Limana, si tengono una serie di eventi per il Paese del Miele. Limana è conosciuta come il Paese del Miele, quindi all'interno di questa rassegna sono state organizzate delle conferenze sul tema delle api e abbiamo poi creato un sito web di appoggio agli alveari e adesso vi mostro che cosa intendo con la prossima slide. Questo è l'alveare didattico che è stato installato, appunto ne abbiamo installati due, uno nel comune di Belluno in un parco poco lontano dal centro. Come potete vedere c'è la camera di volo che è a vista, quindi ad altezza anche per i bambini, mentre il cono comunque superiore è molto alto e questo non crea alcun problema, diciamo, di sicurezza per essere così ravvicinati alle api. Poi ci sono un paio di foto dell'inaugurazione appunto di queste arnie didattiche che sono state inaugurate la scorsa estate. Questo è il parco appunto a 10 minuti dal centro città e la cosa interessante è che andiamo avanti. Prossima slide. Le arnie sono collegate in tempo reale con questo totem che è situato proprio in centrissimo, nel centro della città di Belluno, che trasmette in tempo reale tutti i parametri vitali dell'alveare. Quindi c'è una webcam che monitora proprio le api e ci sono tutta una serie di informazioni che si possono consultare. Che possiamo vedere anche sul sito. Ecco, possiamo vedere appunto questa è la visualizzazione che si ha sul sito, che è accessibile anche tramite un QR code direttamente attaccato all'alveare, all'arnia. Quindi ci sono tutte le informazioni riguardo la temperatura, l'umidità, la quantità di miele. C'è anche una sorta di diario con tutte le news delle attività che vengono svolte nell'ambito del progetto. Quindi è diciamo un progetto abbastanza innovativo dal punto di vista tecnologico. Che cosa abbiamo imparato da questo progetto? Sicuramente che gli alveari sono complessi e richiedono un'attenzione costante e azioni differenziate anche nel corso delle stagioni e quindi necessariamente devono essere gestite da esperti e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto la cooperativa Api Dolomiti che ha seguito e ci sta continuando a seguire in tutto questo processo, quindi si occupa proprio della salute, di monitorare la salute delle nostre api.
Quello che non ha funzionato è semplicemente il tempismo, nel senso che purtroppo, oltre all'installazione di queste arnie didattiche, erano previste un sacco di attività di educazione, attività educative, soprattutto coinvolgendo le scuole, i bambini, e ovviamente queste attività non si sono potute svolgere a causa del Covid. Però, andiamo avanti. L'amministrazione, prossima slide, se si può, l'amministrazione, ne abbiamo persa una forse, torniamo indietro. Se si può. Ah, scaduto il tempo. Se mi concedete ancora un minuto solo, ecco, trovavamo. Questo. Prima. Prima cosa. Questo, ok, perfetto. Ecco, l'amministrazione, dicevo, crede fermamente in questo progetto e quindi non appena sarà possibile, vogliamo assolutamente riprendere tutte le attività educative con le scuole e abbiamo nel frattempo, stiamo sviluppando una campagna di sensibilizzazione anche con l'Associazione Internazionale Città Slow di cui facciamo parte proprio sul il tema della tutela delle api, la sensibilizzazione riguardo la loro importanza come sentinelle della biodiversità. Ci piacerebbe poi anche piantare piante e fiori di particolare gradimento delle api anche lungo le nostre piste ciclabili. E concludo, andiamo avanti, semplicemente sottolineando perché un progetto di questo tipo è interessante, perché tocca un po' tutte e tre le sfere della sostenibilità, ovviamente quella ambientale in primis per la tutela della biodiversità, ma anche un impatto sociale di educazione alla cittadinanza e sensibilizzazione riguardo a questi temi, e poi c'è anche un aspetto economico che può essere sviluppato come in termini di prodotti locali, quindi il miele, ma anche di una città che è attenta a tematiche ambientali, questo può essere un vantaggio competitivo anche in termini di marketing. Io vi ringrazio. Scusate se ho sforato di un paio di minuti e sono ovviamente qui a disposizione per eventuali domande. Vielen Dank, Yuki, für auch diese spannende Präsentation. Auch danke für das letzte Slide, wo man diese unterschiedlichen Wirkebenen sieht, eben wirtschaftlich, sozial, aber auch für die Umwelt, die klassische Win-Win-Win-Situation. Vielen Dank dafür. Und jetzt gerne eine Frage in Englisch an Yuki. Ah, das sind schon Fragen. Very interesting. Is it possible to get the Bellunese plants off the bee window? I'm not sure what the plans means in this context. You mean the website? No, I think Stefan Katari was asking, is referring to the box. Plan for To actually co copy the beehive. Yes, of course. Yes, we can send the project. Yes. Yes, great. yes. Copying is very welcome here. That's good. Okay, dann vielen Dank, Yuki, für deine Präsentation und an der Stelle reisen.